Giachetti, allora oggi con Scelta Civica presentate una bozza di riforma sulla legge elettorale, ma anche sulle riforme costituzionali e del semipresidenzialismo. Abbiamo ripresentato una proposta di legge costituzionale che avevamo presentato già nella scorsa legislatura, a prima firma del collega Peluffo, ma con più firmatari anche, diciamo, di aree diverse interne al Partito Democratico, che propone la forma del semipresidenzialismo alla francese. A questo abbiamo ovviamente aggiunto anche una riforma elettorale che dovrebbe essere quella, diciamo, coerente con la riforma istituzionale, che è quella del doppio turno alla francese. Ovviamente, diciamo, consegniamo questi testi al dibattito che si svolgerà in Parlamento secondo il percorso che è stato individuato dal governo per le riforme costituzionali. Lei ci crede a questa riforma da fare in 18 mesi? Io credo a questa riforma, nel senso che credo che il Paese ne ha bisogno, penso che le difficoltà sono moltissime, penso che 18 mesi è un tempo veramente ambizioso. Come sa e come sanno anche gli telespettatori del Fatto Quotidiano, io pensavo che comunque bisognasse intervenire per modificare l'attuale legge elettorale, ma questo mi pare che lo pensavamo in pochi, quindi il risultato è che per il momento dobbiamo aspettare. Sul semipresidenzialismo il PD pare comunque diviso. Ma non è che è diviso, è che indubbiamente ci sono, come dire, opinioni diverse, come in fondo penso che ci siano poi in tutti i partiti, c'è una discussione aperta che si è avviata. Poi quale sarà la decisione definitiva, la posizione definitiva del Partito Democratico lo vedremo alla fine della discussione che si è aperta sostanzialmente ieri nella direzione e che dovrà sicuramente andare avanti. C'è il tempo anche nelle sedi parlamentari affinché, come su tante cose, si trovi una posizione comune. Lei ha detto che una riforma ambiziosa in 18 mesi, ci crede davvero che Beh, si riuscirà? se lei pensa che sono 30 anni che cerchiamo di fare una riforma, pensare di farla in 18 mesi è una grande ambizione. Io mi auguro che oltre all'ambizione ci sia anche la forza, la determinazione e la capacità per farlo.